Grazie, no, vi prego, non mi abbandonate qua da soli, anche perché io non farò conclusioni naturalmente, perché come ho detto questa mattina sono solo un tecnico, però da tecnico, diciamo così, mi interessa focalizzare l'attenzione su alcune cose che sono uscite da questa mattina, guardandole nella chiave di chi dovrebbe avere la responsabilità di provare a farle funzionare. Cioè, qual è alla fine la responsabilità tecnica diversa dalla responsabilità politica di quelli che le dovrebbero provare ad attuare? Cioè, dopo che il contesto normativo ha definito le regole del gioco, entrano in campo quelli che dovrebbero provare a farle funzionare. Allora, a partire da questo, la prima considerazione che mi viene da fare, appunto, essendo io una cultrice della materia, come Enrica Madei, fin dall'articolo 16 della legge 196, il cosiddetto pacchetto Treu, è assolutamente vero che è la prima considerazione con cui ha aperto il proprio intervento anche Sandra D'Agostino questa mattina, responsabile del monitoraggio dell'ISFOL. Noi ci stiamo apprestando a fare, non riesco più a contare se è il sesto o il settimo intervento legislativo da quella volta là, che su questo tema dell'apprendistato alto, diciamo che c'è sicuramente dal 276 che è del 2003, ci sia stato fatto un minuto di riflessione come paese su che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato in 10 anni di attuazione di questa norma. Questo è il primo grande punto di debolezza dentro il quale si sta facendo questa ennesima modifica, perché in Italia questo vizio non muore mai. Ci accapigliamo come dei disperati su come diavolo vengono fatte le norme all'inizio, e poi, siccome ci manca completamente la cultura dell'implementazione delle norme, che cosa diavolo succede un minuto dopo che le norme sono state costruite? Non è un problema più di nessuno. E questo è un problema clamoroso, perché tutte le volte ci rimette nelle condizioni di rifare tutto da capo, pensando che il problema numero uno fosse solo ed esclusivamente in chiave regolativa. Io sono molto d'accordo con la cosa che diceva Sandra. Di sicuro, diciamo, dovremmo fare molte riflessioni sulle norme che stanno per arrivarci, ma il punto numero uno è che un giorno questo paese, nell'affrontare le nuove regole, si dovrà chiedere che cosa non ha funzionato della regolazione precedente, perché sennò un po' regoliamo alla cieca, nel senso che siamo nelle condizioni di ripetere di nuovo gli errori che sappiamo avere commesso precedentemente, perché non avevamo in mano tutte le informazioni necessarie per farlo funzionare. La seconda cosa che mi colpisce è che tutte le volte che scendiamo dal livello regolativo a quello sul piano dell'attuazione, tutto un insieme di cose che stanno molto nella comunicazione, veloci, in fretta, e tutto il resto scompaiono, e comincio ad ascoltare parole tipo: ma ci vogliono degli anni per fare queste cose. Com'è qui? C'è questa dicotomia fra di corsa, domani e subito, e poi invece per fare sistemi, per fare in modo che le cose succedano davvero, e l'ho ascoltato da voi, non è che l'ho ascoltato da degli altri, perché appunto per dare ordine alle cose per tutti serve del tempo, per dare un ordine e un senso logico alle cose serve del tempo. La terza cosa che mi viene da dire è questa, ed è la prima interlocuzione che mi viene da fare con il dottor Pirrone, che è dovuto scappare. Io francamente non ritrovo nella legislazione un favor del legislatore, come studiavo nei miei vecchi manuali di diritto quando facevo giurisprudenza, verso questo terzo livello di apprendistato. Non lo vedo. E spiego perché non lo vedo, questo favor del legislatore. Perché penso che, e
esattamente come l'abbiamo impostata, tentata di impostare questa mattina, perché funzioni sto benedetto strumento di alto apprendistato, c'è bisogno che siano in equilibrio tre dimensioni, ok? Quella dei giovani e la loro modalità contrattuale, quella delle imprese e quella dell'offerta formativa. Queste tre dimensioni devono trovare un punto di equilibrio che trova davvero le convergenze di tutti e tre i soggetti. Invece noi abbiamo proceduto con questa legislazione, una volta sbandando tutto da una parte, una volta sbandando tutta sull'altra corno del problema, porci in questa chiave, in una dimensione di equilibrio, è l'unico tema che non ci ha sfiorato mai nel regolare il contratto di apprendistato. Perché? Perché alcune domande non le abbiamo affrontate. Io sono molto d'accordo con la cosa che diceva l'avvocato Tessaroli quando è intervenuta. Tutti parliamo di selezione, ma non è vero che i criteri selettivi delle imprese sono uguali a quelli dell'università. Hanno logiche completamente differenti. E allora come si fa a sostenere che l'apprendistato di terzo livello non nasce da un fabbisogno professionale dell'impresa, ma si genera motu proprio dentro l'offerta universitaria? Ma dove succede esattamente questa cosa? Io non la capisco. Allora, la capisco di più, o almeno provo a capirla, se proviamo a introdurre una distinzione fra l'apprendistato alto che porta a una laurea di primo e di secondo livello e un apprendistato per un master o un dottorato di ricerca. Forse così comincio a capire qualcosa, cioè provo a capire che nell'apprendistato con cui si acquisisce la laurea di primo o di secondo livello, l'impresa potrebbe immaginare di selezionare studenti universitari interessati a fare un'esperienza lavorativa mentre stanno facendo l'università, ma allora però bisogna regolare tutti in un altro modo il tema dell'acquisizione di un master o di un dottorato di ricerca, perché stiamo parlando di gente che vuole stare stabilmente nel mercato del lavoro e non di uno studente che fa i conti per la prima volta con l'ingresso nel mercato del lavoro. Sono due logiche completamente diverse. Quindi, come dire, se proviamo a guardarla andandoci dentro, ripeto, e proviamo a verificare che cosa diavolo è successo in questi anni, la seconda cosa che mi viene da dire è questa. Ma la fatica che abbiamo fatto in Emilia-Romagna nel costruire i protocolli regolativi dell'istituto di apprendistato, facendo dialogare le parti sociali con gli atenei, hanno un punto che io continuo a considerare non risolto. In realtà, nella disponibilità degli atenei nel riconoscere i crediti formativi, quello che abbiamo fatto non è stato molto di più di quello che gli atenei fanno, e come ho ascoltato anche questa mattina, nel riconoscere crediti rispetto a un tirocinio. Ma noi ci dovremmo dire un giorno che è un po' diverso fare un contratto di lavoro che fare un tirocinio? E che stare dentro un'azienda 3 anni, 4 anni, perché di questo stiamo parlando nella regolazione di un contratto di apprendistato, deve per forza accumulare crediti diversi da quelli di un tirocinio. Ma noi non siamo molto più là, eh? Cioè, i numeri che abbiamo messo, abbiamo prodotto flessibilità sul piano contrattuale, su come i ragazzi entrano dentro questa possibilità di accensione del contratto di apprendistato, ma non abbiamo prodotto tanta flessibilità sul piano del riconoscimento dei crediti formativi universitari. Perché? Perché la verità, almeno quella che ha percepito la Regione Emilia-Romagna, che è sempre dialogica per definizione, ma la verità è che nessuno ha smontato la propria offerta immaginando che cosa significava far frequentare uno che faceva il contratto di apprendistato.
per dirla meglio, non ha riprogettato la propria offerta più che smontato, ma ha tentato in qualche modo di trovare delle compatibilità fra l'offerta che mettevi in campo e l'istituto dell'apprendistato. Come io dico sempre, quando succede è una magia, però, cioè bisogna fare festa come all'Enalotto. Perché? Perché vuol dire che non abbiamo progettato le condizioni strutturali perché questa magia sia un fatto sistemico. La Francia ha fatto 100.000 laureati contro i nostri 500, se prendiamo un decennio di riferimento, 100.000 laureati contro l'Italia che ne ha fatti 500. Ma allora qualche condizione strutturale se la sarà posta. Contemporaneamente io non riesco mai a dimenticarmi che ho scoperto, lavorando con gli Atenei, che tutta la regolazione universitaria è fatta per respingere l'istituto di apprendistato. Lo dico perché, lo diceva la professoressa di Parma, quando un Ateneo ha come ranking il fatto che lo studente non vada fuori corso, ed è uno dei punti cruciali dentro i quali, adesso non mi ricordo più come si chiama, il fondo, insomma, con cui prendono una parte di risorse come Atenei. Ma come si fa a pensare che uno che lavora e che ha un contratto di lavoro sia esattamente in pari sul piano del percorso universitario come se fosse uno studente a tempo pieno che non fa nient'altro nella vita? È totalmente irragionevole questo presupposto. Bisognerebbe pur trattarli diversamente da questo punto di vista. Insomma, la terza cosa, il salario del 10% adesso con la nuova disciplina è uguale a prima, cioè mentre prima era è un di cui non ci interessa e il costo era a carico dell'impresa, adesso l'abbiamo svoltata tutta dall'altra parte, è un di cui non ci interessa, la pagano i giovani. Allora, io veramente, come dire, ci sarà un giorno in cui, ripeto, sarà possibile provarli a tenerli insieme, perché se stiamo parlando di uno che nel mercato del lavoro non c'entrerà mai perché ha competenze, ma se stiamo parlando di un ingegnere o di un laureato in economia, qualcuno lo deve spiegare, però, perché come diceva il dottor Focchi, se si fa competizione sui talenti, ma me lo spiegate come diavolo lo convincete a starci con 200 euro al mese questo signore che deve fare il dottorato di ricerca all'università? Io faccio una fatica incredibile a crederlo. Apro e chiudo una parentesi. Il tirocinio costa molto di più in Emilia-Romagna, costa 450 euro al mese e l'abbiamo deciso tutti quanti insieme, che è quello che l'impresa deve supportare al netto di garanzia giovani quando non intervengono finanziamenti pubblici, si devono pagare 450 euro al mese. Allora è per questo che dico, ma viva Dio, si può ragionare con un po' più di equilibrio sulle cose, perché così davvero c'è da farsi del male e fare che cosa? Che è poi l'unica cosa che alla fine della quale succede, che sono norme scritte sulla carta, che sono norme che non parlano alle persone, all'apparato produttivo e agli Atenei e che ne fanno 500 come grande risultato dopo 12 di attuazione di queste norme. Infine, l'ultimissima cosa che mi interessa dire è la seguente, perché avevo detto che sarei stata breve e lo voglio essere. Allora, io penso che sia utile ragionare di semplificazione, straordinariamente utile ragionare di semplificazione, tre livelli di regolazione, continuo a pensare che sarà difficile provare a tenerli insieme. Spero che uno lo abbandoniamo al suo destino, cioè il protocollo secondo me è del tutto inutile. Troverei invece straordinariamente utile un decreto ministeriale che dicesse quali sono i criteri con i quali gli Atenei devono riconoscere i crediti formativi, perché se facesse questo ci consentirebbe a tutti, ripeto, i criteri, di fare un passo in avanti e non di doversela discutere regione per regione in una discussione
a volte anche difficile da capire da parte, diciamo, almeno di quelli come me che fanno questo mestiere, di quali sono le metriche con le quali si lavora al tema del riconoscimento dei crediti, se invece questo decreto previsto dal nuovo sistema ci facesse fare un passo in avanti, credo che sarebbe utile per tutti. Ultimissima cosa, e poi mi taccio, abbiamo assolutamente bisogno di un sistema transitorio, perché davvero il rischio, per come è scritto il nuovo decreto legislativo, di non sapere se dopo domani siamo tutti appesi come dei panni e a non sapere che cosa succede delle nostre regolazioni, è davvero, come dire, l'ultima beffa in tutta questa avventura, perché abbiamo fatto una fatica terribile per tentare di mettere in piedi tutto questo. Se dopodomani diciamo con le imprese, l'unica cosa che non si può dire mai con le imprese, non sappiamo se queste regole valgono, è come dire che le imprese tirano giù la saracinesca e non ci parlano mai più. Infine, mezzo minuto, io non credo, ma ne vorrei discutere più a lungo e spero che nel patto per il lavoro riusciremo a scriverla bene, non credo che il tema sia l'apprendistato di ricerca, lo possono fare solo le grandi, come in parte ha detto il dottor Pierrone, versus le piccole. Io non credo a questa cosa qua, credo che il tema sia che cosa fa l'impresa, cioè è a partire da che cosa produce l'impresa che ci si può provare a ragionare di come si porta attraverso una persona con il dottorato di ricerca la ricerca anche dentro quell'impresa. Grazie a tutti. E... Sì, sì.